dal dischetto serve la tecnica ovviamente, ma soprattutto servono freddezza, lucidità, tranquillità. È in momenti come questo che si gioca la carriera di un calciatore. Sarà lui a prendersi la responsabilità di calciare il primo rigore. Palo! Il portiere può festeggiare. Qui il portiere è stato fortunato, è stata una questione di centimetri. Rebic si fa avanti per battere il rigore. La mette lì, nell'angolo destro. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Questo rigore potrebbe ristabilire la situazione di equilibrio tra le due squadre. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Si prepara a battere il secondo rigore. Portiere trafitto alla sua sinistra. Ha tenuto i nervi saldi. Questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Il divario tra le due squadre al momento è di un solo gol. Palla da una parte, portiere dall'altra. Rigore calciato con grande sicurezza. Deve averlo provato diverse volte in allenamento. Savu Castiglieco tirerà il terzo rigore. Portiere spiazzato e palla dentro. Ha spiazzato il portiere con una finta. Così si calciano i rigori. Vuole raggiungere la parità con questo calcio di rigore. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. Si fa avanti. Sarà il quarto tiratore della sua squadra. Stupenda parata del portiere. Il portiere deve avergli letto nel pensiero. Sapeva esattamente come avrebbe calciato. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione, e lui ce l'ha avuta. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. C'è il gol, i tifosi fanno bene a crederci ancora. Da qui in poi si va ad oltranza, un errore ed è finita. Colpisce il palo, clamoroso! Il portiere era battuto, ma ci ha pensato il legno a respingere la conclusione. Maignan è l'ultima speranza della sua squadra. Incredibile, doveva pararla a tutti i costi e ci è riuscito. Bravo il portiere, anche se non è stato un tiro irresistibile. Ecco il settimo tiratore di questa roulette infinita. Spiazza il portiere in sacca. Rigore tirato alla perfezione, non ha mai staccato gli occhi dal portiere. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. È dentro, c'è ancora speranza. Ha preso la decisione giusta, ha insaccato la palla nell'angolo opposto. 8 rigori non si vedono tutti i giorni. Sopra la traversa, inguardabile. Ci ha voluto mettere forza e ha colpito troppo sotto il pallone. Sul palo! Ha cercato la precisione, il legno gli ha negato il gol. I tiratori sono quasi finiti, siamo al numero 9. Ha tenuto i nervi saldi, questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. È il rigore decisivo, non può permettersi di sbagliare. Freddissimo, non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Tutti gli occhi sul capitano. Ci vuole personalità, responsabilità, ci vuole un grande giocatore. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Il Milan deve segnare a tutti i costi. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle.
La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Due portieri di fronte, una scena abbastanza inusuale. Una sfida di nervi e di testa fra i due. Il portiere non ci sarebbe arrivato, lo salva il palo. Non deve far entrare questa palla o è finita. Palo! Il portiere può festeggiare. Un'esecuzione quasi impeccabile, qui è stato davvero sfortunato. Tutti i rigoristi hanno già tirato, ma non è finita. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. E questo è il tiro che decide la partita. Grande dimostrazione di forza, di freddezza, di mentalità. Hanno mantenuto i nervi saldi fino alla fine. E poi è arrivato il trionfo. Gli avversari non hanno saputo gestire la tensione dei calci di rigore. Loro sono